Buongiorno e benvenuti in una nuova giornata. Ieri ho fatto un giorno di stop dopo il parco di Everland perché ero stanchissima. Cioè mi facevano malissimo le gambe. Però ho detto vabbè, sto a casa, faccio pulizie di primavera. Infatti ho pulito dentro le finestre. Finalmente ho trovato un piccolo coraggio. I vetri ormai basta. Ho già mollato l'idea perché non saprei come fare. Quindi vabbè. E ho pulito tutto divano. Per terra ho passato il super mocio. Insomma non aveva senso poi farmi il video. Cosa è successo? Ecco, questa è una cosa per cui mi sono pentita. Ho detto madonna se avessi registrato. Vi ricordate che vi ho detto che doveva passare Giovanna a portarmi il regalo, poi alla fine vabbè non è più passato perché aveva da fare. In realtà non è più passato quel giorno perché in realtà la cosa che mi aveva preso non era ancora arrivata, quindi è venuto ieri. Vi metto anche la clip che ha registrato dall'ascensore finché non mi dà il pacco nelle mani. Happy birthday, happy birthday. E appena l'ho aperto, vi giuro, mi sono venute le lacrime agli occhi perché non avete idea. Sei la cosa più carina dell'universo. Tra l'altro mi ha anche dato questo di JK che l'ho messo qua appoggiato. E questo qui è regalo sicuramente. Tantissimi l'hanno visto già su Instagram. Cioè ragazzi, guardate, c'è pure qua il cosetto per le lucettine. Vi prego. Cioè si è fatto fare questo su misura. E poi i fiori sono di sapone, quindi rimangono così. Sono troppo troppo contenta, guardate. E quindi niente, oggi vediamo un attimo cosa fare. Stamattina a me sto facendo pappa, io mi sono riscaldata un po' di questa pizza. Ieri ho finito di mandare i documenti anche all'avvocato per fare il visto. Dovrei andare da Daiso a comprare un po' di detersivi appunto che mi sono finiti. Vediamo se lo facciamo oggi oppure no. Mamma mia, questi giorni mi sento sempre stanca. Sarà che mi deve anche venire il ciclo, quindi coincide. Io ho scoperto, magari qualcuno di voi già lo sapeva, cioè io, grandissima fan di Orgoglio e Pregiudizio, non ho mai visto la serie TV. Cioè la miniserie TV è una miniserie da 6 episodi, tra l'altro con Colin Firth, che è uno dei miei attori preferiti, l'unico inglese che sopporto. Questa è follia. Vediamo dove riusciamo a trovarla, perché ovviamente è una serie di un pochino di anni fa. Cioè dai, vi prego, state capendo? 1995. Ma io dove cacchio la ritrovo questa? Boh. Allora, mi sto guardando questa miniserie. Ultimamente io così sto guardando le miniserie True Crime. Anche se io questa storia già la so perché ho visto il video di Elisa True Crime. Ma vabbè. Comunque, ieri ho preso questo su Coupang. Mi è arrivato adesso. Che è tipo una mini fresa per le unghie dei cani. Che a me appunto ultimamente ha problemi. Non se le fa più tagliare come prima. Quindi con questo dovrebbe essere più facile. Perché è tipo una fresina. Quindi piuttosto che tagliarle vai lì e tipo gliele limi. Devo soltanto capire se ci sono le pile dentro. Perché credo vada a pile. E questo te lo fai andare bene, eh? Perché mi sono stufata di spendere i soldi. Ok, ho trovato delle batterie. Col pancione così mi fai provare. Questo ti piace? Non ti dà fastidio però. Bravo! Il pranzo, primo esperimento di carbonara in Corea. Allora, sto facendo sudare ovviamente il mio guanciale. Lì poi mettiamo la pasta. Qui ho diviso le uova. Adesso ci metto pecorino, parmigiano, ovviamente pepe. E niente, vediamo come viene alla fine. Allora, guardate qua. Molto fiera, eh? Molto più che dignitosa. Allora, a parte che adesso mi devo andare a fare la doccia, quindi poi i miei capelli si gonfieranno con il vapore ovviamente. Ieri li ho lavati, ho soltanto fatto una treccia. Mi sono dimenticata del problema, perché ultimamente è un problema. Tant'è che l'altro giorno ho avuto un mental breakdown. Ho detto adesso strappo qualsiasi extension che ho sul cuoio capelluto e taglio. E se non avessi avuto l'extension probabilmente l'avrei fatto. Mi sarei alzata nel cuore della notte e avrei semplicemente tagliato. Un po' mi mancano i capelli corti, però beh, adesso viviamo la nostra era così. Il problema, come vi ho detto anche gli scorsi giorni, mi sta iniziando a dare urto, che hanno questo riflesso arancionino al limite con il castano, quando ovviamente la mia ricrescita, come vedete, è sul grigio, perché io ho i capelli molto freddi di base. Quindi cosa ho pensato di fare? Ho detto assolutamente io non vado al parrucchiere qui e mi fanno la tinta, perché sennò torniamo sicuramente a una tinta scura per coprire, camuffare. Il bagno di colore qui non lo sanno fare come lo facciamo noi, quindi ho detto fammi cercare delle soluzioni tipo shampoo che va a annullare appunto l'arancio. E ho scoperto che qui su Coupang lo vendono, lo shampoo di fanola. Io mi ero trovata benissimo con quello viola, che era però per spegnere il giallo dei capelli quando insomma ero bionda, e ho trovato invece questo che spegne l'arancio, che è appunto un po' più blu.
Ma loro hanno fatto anche uno shampoo per spegnere i riflessi rossi, che invece è verde, ovviamente per il contrasto del rosso. Ragazzi, sono sconvolta, quindi vabbè, per adesso ho ordinato quello arancione per spegnere i riflessi arancione, perché più che rossi io li vedo arancioni. E ho visto che appunto sui capelli castani fa un sacco, va proprio a freddare il colore, quindi lo spero perché vi giuro non ce la faccio più. Cioè guardate che brutto, a me poi i colori caldi mi stanno malissimo. Poi il colore dell'extension è comunque anche questo, un riflessino non caldissimo, però comunque ha delle ciocchette. Però vabbè, insomma, rispetto al mio, capite che è differente. Quindi proveremo. Dovrebbe arrivare domani lo shampoo. Ovviamente, vabbè, li ho lavati ieri, quindi non ci penso proprio a rilavarli anche domani. Però proveremo. Nei prossimi giorni poi mi dovrò fare anche le unghie. Si è staccato qua il pezzettino, quindi adesso aspetto che cresce un po' quest'unghia e poi facciamo un mega restauro generale. Comunque, fatta questa piccola ricerca, adesso appunto mi faccio una doccia e poi andrò a dormire. Buongiorno ragazzi, allora guardate come sono più belli i capelli la mattina dopo che li ho sboccolati, che appena fatti non si possono guardare. Stamattina sono stata svegliata da un fracasso fuori la porta, dico che cacchio è, esco fuori, c'era un pacco tanto. E ok che io ho ordinato la spesa online su Coupang, quindi dopo la faccio vedere, però non era mio il pacco, perché ovviamente qua ognuno ha il suo numero di porta e non era proprio davanti alla mia, il pacco del vicino. Comunque ho preso anche l'acqua, le mie 32 bottiglie da 2 litri, esco fuori a sistemare queste bottiglie. Esce sia il vicino questo, che prende il suo grosso grosso paccone da fuori, sia il vicino quell'altro, però non ho guardato in faccia, però ogni volta lascio sta scia di profumo, vabbè. Quindi pazzesco ragazzi, niente, oggi già incontri avvicinati prima mattina, io che esco con la maglia così di unghima. E quindi sì, insomma, aspetto che mi consiglino queste cose. È la prima volta in realtà che faccio una spesa su Coupang così tanto, perché in realtà volevo andare da Imart, poi ho visto vabbè piovicci, che oggi devo assolutamente lavorare un video perché lo devo inviare, non mi va di star fare troppi giri, però devo ancora passare da Daiso se riesco. Pacchetto arrivato, adesso però portalo, vado a prendere, mi spezza ogni volta facciano le foto, come se non ci fossero 8000 telecamere. Comunque tutto in questo mega pacco fantastico, la citrinanza e la carotanza, eccole qua. Io non ho ancora capito se sono le carote coreane o cinesi, perché quelli cinesi dovrebbero essere tipo quelle giganti, forse queste sono quelle coreane, sono un po' più piccoline. Invece lui fa solo il check qualitativo. Che ne pensi? Soddisfatto? Sì. Nel mentre c'è Once Upon a Time di sottofondo. Comunque c'è scritto che alcune cose mi arriveranno domani, quindi non credo siano tutte. Ho ripreso ovviamente le mie barchette, io le chiamo le barchette sushi di tofu, queste qua buonissime. Poi del surimi, ho voluto provare questo, anche se non lo so mi fa un po' senso. Comunque bacon, poi qui ci sono le uova, sempre con pochissima protezione. Poi questa dovrebbe essere tipo Philadelphia, però non l'ho mai provata, costava di meno, quindi why not. Qui ci sono altri funghetti, questi simili a quelli che ho preso l'altra volta. Ah, guardate cosa ho trovato, il kimchi, però fatto così a mini porzioni, perché almeno lo apri, finisce e non hai la puzza ovunque. Io in realtà questo non lo mangio da solo, perché devo essere onesta, di tutte le cose coreane forse il kimchi è una cosa che mi piace di meno, perché io non vado molto d'accordo con l'aglio, però questo lo adoro quando faccio appunto il riso. Ottimo. Altri funghetti che tanto io li metto ovunque. E ovviamente la mia amata insalatina. Pausa dall'editing video perché questi giorni ho la soglia di attenzione di Sid dell'era glaciale. E proprio per questo ho pensato, beh, perché non iniziare una nuova serie su Disney Plus che si chiama Morte e altri dettagli. Dovrebbe essere un po' tipo la Cluedo, quelle cose così, insomma. Staremo a vedere se riesco a seguirla, ovviamente. Vi giuro non so proprio che cosa mi prenda. Tipo appunto settimana scorsa a Pechino, no? Che io sto sempre lì incollata, oh, non riuscivo a seguirla. Ho una fame che vi giuro mi mangerei qualunque roba, quindi mi sono ordinata un kimbap perché neanche mi ha di cucinare qualcosina. Quindi una ragazza fa quello che può. Questo invece è il magnifico kimbap, 3 euro e passa la paura, guardate. Ho preso quello con l'uovo, la maionese e le verdurine. Buongiorno, io preparando il curry come se fossimo 20 persone, va bene. Stamattina mi trovate già così, anche un po' storta, visto che vi ho messo lì sul divano. Poi è uscita la notizia del nuovo album di Namjoon. Ragazzi, io purtroppo
non credo di farcela questa volta perché assurdo. Si chiama Right Place, Wrong Person. Dovrebbe uscire a fine maggio, tipo. Non so cosa aspettarmi veramente, perché quest'uomo poi ti tira fuori delle bombe atomiche. Tra l'altro oggi hanno aperto anche il pop-up monochrome dei BTS, però io rosso andiamo a fare una cosa un po' più chill. Ho visto gente che è andata in fila alle 4 di mattina. Voi sicuramente avete tantissima dedizione, cosa che io non ho l'età proprio di fare. Cioè, ma chi è che si mette là fuori alle 4 di mattina? Poi io voglio andare per vederlo, ma non voglio acquistare più nulla perché ve l'ho detto, ormai sono nella mia era che mi rifiuto di dare soldi più. Proprio per questo io vi giuro sono proprio una persona che si contraddice in continuazione. Visto che l'altra volta sono andata a vedere il concerto di Junghi al cinema e ero sola perché Ross era in Italia, alla fine qui l'hanno allungato e stanno continuando a mettere date su date su date, a saperlo l'aspettavo, e quindi oggi gli diamo altri 30.000 won così per andarci a vedere questo film. Saranno gli ultimi soldi. Andrò a Yongsan perché è l'unico cinema che lo trasmette ancora. Credo mi farò trovare a Yongsan per le 4:30. Praticamente stavo sentendo un casino. A un certo punto aveva portato mami fuori e ho visto che c'è una nuova family che si sta trasferendo, anche loro con un cagnolino. Niente, ora non è cosa, il palazzo dei cagnolini. Adesso sono uscita a prendere i miei pacchi di Coupang, sono arrivate le altre cose. Tra l'altro la prima volta che prendo la carta igienica su Coupang, però ho pensato vabbè, meglio così piuttosto che me la incollo dal supermercato. Poi aveva un prezzo decente, erano 24 più 6, perché tu sapevi la carta igienica qua costa un botto, non lo so che pensano di pulirsi il loro deretano, visto che me ne sono rimasti 3, come potete vedere. Ve l'ho detto, io questi giorni acquistando scorte, perché poi lo sapete, ovviamente finisce tutto insieme, detersivo, olio, carta igienica, tutte quelle robe, no? Cioè vi dico, la carta igienica ho comprato un pacco così grande sempre da prima di dicembre, perché c'era ancora Jenna. Io mi ricordo che G1 mi aveva accompagnato con la macchina e quindi ho detto ah vabbè, visto che sto in macchina fammi prendere sto rotolo gigante. A parte che c'è polline ovunque perché adesso è periodo. Io non sono mai stata allergica, non mi ha mai dato fastidio nulla, però mi prude tantissimo la narice qua. Oggi mi sono messa le Dr. Martens, mi sento altissima, altissima. Poi questi giorni sto venendo sempre in anticipo, quindi mi sento molto orgogliosa di me stessa. E niente, mi toccherà aspettare la mia amichetta. Abbiamo finito. Sì, loro hanno tirato un urlo che non avete idea. Di abbeccale. Ragazzi, fa freddissimo. C'è l'aria condizionata. A parte siamo entrate accaldate perché abbiamo corso. Io sono arrivata, mi tolgo tutto, freddo. No, devo andare al bagno. Questo è il nuovo Olive Young, quello di Hongdae. Ragazzi, noi tutti, ma da dove vengono questo palloncino di Kuromi? Vabbè, però basta, eh. Però devi comprare qualcosa probabilmente. E che cos'è? Innisfree, sì. Bello, però solo per la confezione. Ma dai, guarda queste. No, vabbè. No. Guardate, c'è tutta la linea. Puoi vincere questo se sei fortunata in una di queste deliziose confezioni. La vostra amica si sta facendo bella. Il make up da Olivia. Cerca l'eyeliner. Vai, completa il look. Un ombrettino glitterato è fatto. Dai, guardate, Laneige ha fatto la collaborazione con Bao Family, i panda che abbiamo visto l'altro giorno. Lui Bao e Ui Bao, cioè noi. Forse un po' lo voglio, Bao. Ecco, ti pare. Dai, però guarda che carino. È bellissimo. No, dai, sto male. Comunque gli ho regalato la ventosa, lo sto mettendo ovunque. Però vedi che è pratico. Bellissimo. Lo puoi mettere ovunque. Comunque sì, siamo di nuovo qua. Sì. Le ho detto dove vuoi andare a cena, vuoi mangiare? Ma basta, ogni volta noi passeggiando ci dobbiamo fermare ogni 30 secondi. O antifragile o questo. Vedi che ho beccato, questi sono i tizi su TikTok che chiedono le cose agli stranieri. Uno è l'amico suo.
Sempre qua stanno comunque. Sono quasi le 3 di mattina. Alla fine poi siamo andate al karaoke come al solito. Tanto il nostro rito è sempre lo stesso. Siamo uscite che erano le 2:30. E adesso sono tornata a casa sfociando mangiare Ami. E poi lo porto fuori. Anche lui dei ritmi un po' così. Però raga, era un botto che non uscivo di sera tardi così. Meno male che c'è l'auto notturno che vi porta diretta a casa. E non sono più la giovane di una volta. Vedere tutta quella gente mi ha destabilizzata. Perché dovete sapere che c'è molta più gente il venerdì rispetto al sabato. Poi sono uscita, mi ho detto vabbè, mi metto il dottor Martens, bla bla bla. Mi sono aperta tutto il tallone a forza di camminare, perché poi noi ne maciniamo. Niente, quindi appunto adesso porto Rami, poi mi strucco, faccio la doccia e andrò a dormire probabilmente verso le 4. Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova giornata. Mi sono svegliata da pochissimo, però oggi sembra che ci sia un tempo abbastanza buono, quindi non parliamo prima del previsto. Questi giorni sta facendo molto caldo, tant'è che sono 2 mattine che mi sveglio e dico dovrei mettere l'aria condizionata. No, perché sennò che faccio agosto, quindi sto sopravvivendo in questo mood. Detto ciò, oggi ci hanno invitato un pop-up carino allo Hyundai Mall, quindi io e Ross lo andiamo ovviamente a vedere. Ecco anche il signor Ami. Buongiorno amore. Però ci teniamo a fare un discorso che spero inizi e finisca anche qui. Io nel video scorso, nel weekly del mio compleanno, vi ho chiesto empatia, vi ho chiesto di non chiedere. Pensavo di aver già trasmesso tutto quello che volevo trasmettere, ma apparentemente appunto mi devo ripetere e devo dire le cose più chiaramente per evitare di starci male io, perché la mia vita non è uomini e donne, non sono qui per fare gossip, nessun tipo di cosa. Vi ho sempre reso partecipi della mia vita e di quello che succedeva. In questo caso vi ho chiesto gentilmente, visto che è un argomento che mi fa stare molto male, di non chiedere nulla, ma la gente continua. Ho dovuto cancellare commenti su commenti questi giorni, sia su Instagram sia da altre parti, perché ovviamente poi è stato il compleanno. Avete un attimo collegato, avete detto ma dov'è questa persona? Se non vedete questa persona, semplicemente in questo momento non è più nella mia vita, in futuro chissà. Io dico mai dire mai. Sono successe delle cose che ovviamente non sto a dire a voi e vorrei semplicemente che l'argomento fosse messo da parte. Per il momento vorrei soltanto che la gente non mi chiedesse in continuazione. Chiedo un po' di rispetto, un po' di empatia, ripeto. Non è successo nulla di scandaloso, ci vogliamo ancora un bene dell'anima, nessun problema. Semplicemente io vi chiedo questa gentilezza. Quindi sappiate che da oggi in poi, quando vedrò un commento di qualsiasi tipo, dovrò cancellarli, perché poi più che altro non è il commento in sé, ma è poi sotto cominciano e questo sì, anch'io e questo qual è, e non voglio. Quindi gentilmente evitiamo e fine. La inizio qui e la chiudo qui. Ripeto, chi è intelligente, meglio per loro, vivono meglio e capiscono tutto. Altrimenti, mi dispiace, però questo appunto è quello che dovrò fare. Detto ciò, comunque io sto bene. Grazie perché anche me l'ha chiesto, non vi preoccupate. Ripeto, ci vuole soltanto un po' di tempo. E quindi nulla, insomma, mi sto concentrando tanto su di me e sto facendo e dando il mio meglio. Questo è l'importante, no? Sempre. Vi faccio vedere come sto facendo gli involtini per pranzo, così almeno poi porto mi fuori e è pronto. Preso i fogli di riso, cioè in realtà vabbè, io adesso ho trovato questi, voi trovate insomma i vostri, tanto questi ci stanno un po' ovunque. Bagnate bene il foglio. Poi io ho cucinato verza, carote, funghi e cipolla. Ovviamente ci ho messo salsa di soia, cose eccetera. Lo metto qui, poi chiudo prima la parte avanti, poi i due laterali. Poi mi aiuto per chiudere tutto senza che riesca, però vedete mi viene una cosa del genere e poi si continua così. Tanto sta andando la lavatrice come al solito. Comunque guardate che bellini sono venuti, ovviamente dentro ci potete mettere quello che vi pare, adesso io ci ho messo queste, sono la mia era vegetariana adesso. Qua un pochino di olio e così li faccio scaldare, si fa una crosticina perché sono buoni anche così, però vedete sono tutti mollacciosi. Allora purtroppo sono venuti buonissimi. quindi andranno rifatti prima o poi, così lo mangiate con le mani, Se poi lasciate le verdurine un po' croccanti, alla fine. Sono arrivata davanti lo Hyundai Mall, che è
questo centro commerciale gigante a Yoido. È un clima perfetto. Prima faceva caldissimo perché ovviamente c'era ancora il sole. Adesso che si sta abbassando, io ho sta camicetta. C'è un po' di venticello perché ovviamente poi qua è tutto aperto, essendo che c'è il parco, quello bello dei picnic. Aspetto l'amica. Io ve l'ho detto, questi giorni arrivo sempre in anticipo perché non lo so, perché ho il pepe al chiulette. Se vedete, guardate il venticello, oggi non mi lamento. Tanto ora poi devo andare dentro, sicuramente ci sarà l'aria condizionata a palla. Tra l'altro non vi avevo fatto vedere il lucchino di oggi. Mi sono portata indietro questi capelli perché ieri mi stavo facendo la doccia e mi è partito il getto dell'acqua. C'ho tutta questa parte dei capelli che è riccia e quindi ho detto in qualche modo me la devo spiaccicare. Però non volevo comunque lasciare i capelli sciolti questi qua perché sono sempre belli. Li abbiamo pagati, almeno li mettiamo così. Così qua, la parte make up, sempre noi. Che bella, la vorrei come arredamento, eh? Speciale, uno swatch. Bello, eh? Mm. Qui c'è una selezione, il nostro caffè preferito. Dov'è il nome? Eccolo qua. Ho già una lamentela che è più piccolo, eh? La fetta di, non dico che è il doppio, ma quasi, eh? Sì. Perché diciamo sempre è gigante. Questo è il pancakes di Flipper. È un po' freddino, dice l'amica. Molto freddo. Molto freddo. Molto. Quindi non lo so, ma noi mangeremo in silenzio. Ecco qua la bambina. Guarda, li sta prendendo la bimba. Che brava. Allora, sono tornata a casa. È successo anche oggi, sono tornata a casa. Ho già mangiato con il curry che era avanzato, tra l'altro. Una cosa positiva. Che almeno ho fatto veloce. Ho portato adesso i signorami. Così mi posso struccare, fare la doccia. Oggi è il secondo giorno di ciclo, quindi uscire è stato non proprio piacevole. A livello proprio fisico. Poi mi sento gonfissima. Cioè, vi farei vedere la mia pancia. Sembra veramente 6 mesi donna incinta. Però make up slay. Cioè guardate com'è rimasta la base, la stessa che vi ho fatto vedere nello scorso video, quello del mio compleanno. Anche il capello così non è male effettivamente, eh? Molto grazioso. E adesso dobbiamo pulire il signorami. Salviettine che mi sono portato dall'Italia. Lo fanno profumare come un principino.